Gastronomia ed arte si incontrano nel borgo di Lucignano con tre appuntamenti dedicati alla cucina toscana. Abbiamo voluto mettere al centro l'enogastronomia e i nostri prodotti in tre serate particolari, che sono quella del 1, l'8 e il 15 di agosto. Serate dove nel nostro centro storico di Lucignano proponiamo il nostro cibo, la qualità del nostro cibo e dei nostri prodotti, che è anche sinonimo di qualità della vita. Lo facciamo il 1 di agosto con una scena di street food dei nostri ristoratori, delle nostre attività commerciali, tutta dedicata al lume di candela, quindi a creare all'interno del centro storico una magica atmosfera. Proseguiremo l'8 invece nella piazza del Tribunale con dei braceri, quindi il fuoco sarà l'elemento portante di questa serata, dedicato alla carne, quindi all'eccellenza della carne chianina della Val di Chiana, e poi fino a finire con la grande festa di Ferragosto dedicata alla cucina toscana, dove in realtà i nostri ristoratori e tutte quante le nostre attività del centro storico faranno la vera e propria festa di Ferragosto con le eccellenze della Toscana. L'iniziativa gastronomica è inserita nell'ambito del progetto della Regione Toscana di promozione della rete territoriale dei ristoranti aderenti a Vetrina Toscana, predisposto dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena con l'assistenza tecnica di Confesercenti e Confcommercio e con il contributo di Union Camere. Non solo per il comune di Lucignano, ma per l'intero territorio, veramente una grande attrazione per il turista che cerca un'emozione sì dei luoghi, dei paesaggi, dell'arte e della cultura, ma cerca anche di vivere quelle che è una grande esperienza sulle nostre tipicità. Quindi pensiamo davvero che questo tipo di progetto possa fidelizzare al meglio il turista, fare sì che ritorni ancora da noi.